Ho appena finito di ascoltare una lezione sulle cellule staminali. C'è qualcuno in chat che mi può dare delle informazioni più dettagliate? Ma dimmi. Che cosa sono queste cellule trasformiste? Professore, potrebbe spiegarmi in modo semplice che cos'è una cellula staminale? In modo semplice credo che non sia possibile, ma ci provo. Si tratta di un'entità biologica molto particolare. Per capire che cos'è una cellula staminale bisogna fare un passo indietro e capire come sono costituiti i nostri organi, i nostri tessuti. Bisogna immaginare una sala come questa, i muri di questa sala. Se uno pensa come sono fatti i muri di questa sala, si ritrova subito ad esaminare una struttura fatta di piccole unità singole, tutte uguali una all'altra, che sono i mattoni, che svolgono la funzione fondamentalmente di sostegno e di strutturazione della sala. I nostri organi, i nostri tessuti sono fatti proprio in questo modo, cioè sono costituiti da piccole unità fondamentali, spesso molto simili, magari non uguali, ma simili l'una all'altra, e queste unità fondamentali che contribuiscono al funzionamento efficace e efficiente del tessuto sono chiamate cellule, in particolare sono le cellule mature. Il problema è questo: proprio come i muri di una sala, come una struttura di questa sala, sono soggetti a un normale consumo per l'usura del tempo, i nostri tessuti si usurano nello svolgere la loro normale funzione fisiologica. E si usurano nel senso che i loro costituenti fondamentali, quindi queste cellule mature, muoiono, vengono consumate e devono continuamente venire rimpiazzate con un'opera di manutenzione simile a quella della manutenzione dei muri di una sala. Esiste un'entità biologica nascosta nell'intimo dei tessuti, che è molto diversa da queste cellule mature che costituiscono la struttura vera del tessuto e che si chiamano cellule staminali. Quali sono le peculiarità che distinguono le cellule staminali dalle altre? Le loro peculiarità sono dettate proprio dal tipo di funzione che svolgono. Ancora una volta un rapidissimo passo indietro. Se noi esaminiamo un tessuto particolare, tipo quello muscolare, ci accorgiamo subito che questi mattoni di cui si parlava prima hanno una forma molto particolare. Siccome il muscolo si deve contrarre, le cellule muscolari hanno una forma allungata che gli permette quindi poi di accorciarsi e far sì che noi svolgiamo un normale movimento. In altre parole, le cellule differenziate di ogni tessuto hanno una forma e delle proprietà fisiche e biochimiche e molecolari che le caratterizzano. Le cellule staminali che risiedono nel tessuto stesso e che lo riparano non hanno tutte queste caratteristiche, gli mancano. In altre parole, sono delle cellule molto anonime, spesso semplicemente rotonde, anche spesso molto piccole, nascoste negli strati profondi e che quindi apparentemente sono delle cellule che non apparterebbero al tessuto. Però
a differenza delle cellule mature, hanno una caratteristica fondamentale, che è quella di potersi moltiplicare. Una cellula staminale comincia a dividersi da una cellula 2, da 2, 4, 8, 16 e via in progressione esponenziale, e così facendo produce nell'arco della vita di un individuo un numero enorme di cellule figlie, le quali, entrando nel tessuto, maturano lentamente e acquisiscono invece la forma e la struttura tipica delle cellule mature del tessuto. Quindi possiamo dire che le cellule staminali possono svolgere molteplici funzioni? In realtà sì, perché questa è proprio la loro natura, perché la funzione iniziale di cui abbiamo discusso, e infatti la più importante, è quella di mantenere gli organi intatti. Se uno pensa al fenomeno in una situazione dinamica, come avviene tutti i giorni nella nostra vita, in questo momento avviene in noi, il processo è molto equilibrato. Il nostro tessuto funziona, funzionando distrugge delle cellule mature che si consumano. La cellula staminale produce un nuovo numero di cellule mature pari a quello che sono state consumate, quindi rigenera il tessuto in maniera estremamente equilibrata. Però la cellula staminale non è un'entità biologica stolida, per così dire. In realtà è inserita nel tessuto come un ragno sta al centro della sua tela e si accorge di tutto quello che avviene all'interno di un tessuto. Per cui, se per un qualunque motivo, per un danno, l'invasione di un virus, una sostanza chimica, il numero delle cellule mature nel tessuto che vengono a degenerare, a consumarsi, aumenta di colpo per questi processi anche patologici, la cellula staminale, proprio come il ragno sente i fili della tela tirarsi, legge la situazione attraverso dei segnali chimici e cambia la sua attività. Se prima produceva in condizioni normali 10 nuove cellule mature, perché 10 ne venivano consumate, se c'è stato un danno e 100 cellule sono necessarie in un'unità di tempo, la cellula staminale accelera la sua divisione, ripara la lesione e poi ritorna allo stato basale. Quindi è un'entità biologica estremamente intelligente. Esistono diversi tipi di staminali e quali sono le differenze? In teoria esiste un tipo di cellula staminale per ogni tipo di tessuto. Se noi pensiamo al muscolo, c'è la cellula staminale del muscolo, se pensiamo al sangue, quella del sangue, e anche il cervello, per esempio, ha le sue cellule staminali, e quindi ce ne sono tantissime. Esistono poi delle divisioni in grosse categorie, per cui le cellule staminali di cui abbiamo parlato fino adesso sono le cellule staminali adulte. Esistono poi le cellule staminali fetali, che noi ritroviamo nel feto, e queste cellule hanno una funzione leggermente diversa, perché sono sicuramente in grado di riparare gli organi del feto perché si sono già formati, ma normalmente partecipano all'accrescimento dell'organo. In altre parole, producono più cellule di quante ne vengono consumate, perché l'organo deve crescere. Se facciamo un passo ulteriore indietro durante lo sviluppo, troveremo un altro tipo di cellula staminale, che è quella forse in questo periodo più famosa, contrapposta all'adulto, la cellula staminale embrionale. Questa è una cellula staminale che si trova negli stadi di sviluppo molto molto precoci, i primi giorni di vita, e che è una cellula che è in grado di dare origine a tutti i tessuti dell'organismo. Quindi non ha una funzione né di accrescimento del corpo né di riparazione, ma è proprio preposta a crearlo l'organismo. Sappiamo che le cellule staminali sono importanti per la cura di numerose malattie. Dunque, questa è una domanda estremamente importante, perché esistono già delle patologie, delle malattie che si curano con le cellule staminali. Noi dobbiamo la nostra conoscenza, gran parte della nostra conoscenza sulle staminali, allo studio degli ematologi e quindi a coloro che studiano le cellule staminali del sangue. E le terapie più comuni sono proprio quelle dei tumori del sangue, per esempio, che già sono terapie salvavita, quindi esistono delle terapie a base di cellule staminali, in questo caso adulte, che salvano la vita alle persone. Sempre in clinica, quindi già utilizzate sull'uomo, poi troviamo l'utilizzo delle cellule staminali dell'epidermide, per esempio, per la cura delle grandi ustioni, delle grandi piaghe da decubito e addirittura per il trapianto di cornea. Sì, questo è quello che c'è nella clinica attualmente, poi ci sono altre applicazioni più futuribili. E appunto, proprio rispetto al futuro? La prima cosa da definire è questa. Secondo noi parliamo di terapia, parliamo di cura dell'uomo. Per fare una previsione di questo genere dobbiamo fare riferimento a quei settori in cui già esistono delle staminali che, sebbene non ancora impiegate per la terapia, ci arriveranno presto perché sono umane. E ci troviamo subito di fronte, per esempio, alle cellule staminali dello stroma, del midollo osseo. Un altro tipo di cellula può sembrare un po' inaspettato, viene dal sistema nervoso centrale, quindi dal cervello. È possibile isolare delle cellule staminali dal cervello umano, soprattutto da quello fetale, da quello adulto è già un po' più difficile anche se ci si sta arrivando, e quindi pensare a delle applicazioni per la cura delle malattie neurodegenerative.
Abbiamo poi l'ultimo tipo di cellula, che è appunto quella di cui abbiamo parlato prima, che è quella delle cellule staminali embrionali, di cui esiste una versione umana e ci sono dei correlati etici da considerare però in questo settore. Si parla tanto delle cellule staminali embrionali, ma che cosa hanno in più rispetto alle altre staminali? Il punto vero è questo, che queste cellule sono in teoria immortali e quindi potrebbero essere mantenute indefinitamente, quindi curare veramente un numero enorme di pazienti. Così però come alcune cellule staminali adulte. Quindi hanno delle cose in più, la capacità di produrre tante cellule che però potremmo ritrovare anche nelle altre situazioni, quelle adulte o fetali, ma soprattutto la capacità di produrre tutti i tipi cellulari, che è un vantaggio, però c'è sempre l'altro risvolto della medaglia e quindi l'altro lato della nostra monetina, e che è quello che, essendo così potenti queste cellule, avendo questa enorme capacità di crescita e non essendo ancora programmate, capaci di fare tutto, spontaneamente danno origine a tumori. E quindi in un trapianto, in un organismo umano, se non preprogrammate, darebbero origine a un tumore. Quindi da qui la necessità di insegnare a queste cellule che tipo di attività svolgere nell'organismo, cosa che non siamo ancora in grado di fare. Ehi, ciao Silvia. Ciao. Donna, era a te che interessavano le cellule staminali? Sì, perché? C'è una giornalista che sta scrivendo un articolo. Una giornalista? Dove? In biblioteca. Ah, magari ci vado allora, grazie. Prego, ciao. Ciao Giulia. Sì, sono in università. Pensa, stamattina ho assistito a una lezione sulle cellule staminali. Come? Ma non sai cosa sono? Ma dai. Poi ho incontrato un prof che mi ha detto un sacco di cose incredibili e allora ho deciso che sarà su questo che farò la mia tesina. Sì. Dai, però adesso mi è stato tardi, sì. Devo andare a incontrare una persona che scrive sempre su queste cose. Dai, ci sentiamo dopo, Giulia. Va bene, ciao. Ciao Giulia, ciao. Buongiorno, mi scusi, non vorrei interromperla. Sì, no. Dimmi. Mi hanno detto che lei scrive sulle cellule staminali. Ecco, io vorrei sapere qualcosa su questa che sembra essere la medicina del futuro. Sembra una domanda facile, ma non lo è, insomma. È come aprire un mondo nuovo della medicina. Direi che la medicina rigenerativa, così come viene chiamata quella in cui si usano le staminali, è la medicina proprio del futuro. Sono ricerche molto affascinanti, non solo dal punto di vista delle conoscenze, ma diciamo anche dal punto di vista delle applicazioni che questo tipo di indagini scientifiche avranno nella lotta contro molte malattie e contro la sofferenza. Non ci sono solo risvolti scientifici in questo ambito, ci sono anche risvolti etici, giuridici, che riguardano tutto questo filone nuovo di ricerche che apre prospettive decisamente impensabili. Aspetta un attimo che memorizzo quello che stavo scrivendo, altrimenti lo perdo e mi ritroverei a ricominciare da capo. Ti stavo dicendo appunto che apre prospettive impensabili fino a pochi anni fa. Possiamo fare un passo indietro? Da dove è cominciato tutto questo? La prima caratterizzazione delle staminali è avvenuta con lo studio del sistema emopoietico, cioè il sistema che riguarda il sangue e quindi il midollo osseo. E tutto è incominciato più o meno a partire dagli anni 40. Si parlava di cellule madri che avevano la capacità di rigenerare il midollo. La prova e la dimostrazione che questa, che ancora era un'intuizione, fosse vero, arrivò parecchi anni dopo, nel 1961, quando due scienziati americani identificarono nel midollo osseo proprio queste cellule progenitrici, dalla cui replicazione e differenziazione derivavano tutte le cellule del sangue. E qual è l'etimologia di staminale? Staminale, l'aggettivo viene da stame, che significa ceppo, stipite, origine, ed è una cellula capace nel suo
processo continuo di replicarsi, dando luogo a una progenie di cellule via via differenziate e specializzate. Ma quando sono state isolate per la prima volta le cellule staminali e embrionali? Ci sono voluti diversi anni, se pensiamo che la dimostrazione che esistessero è del 1961, per arrivare a riuscire a isolare dalla massa cellulare di un embrione di topo allo stato di blastocisti queste benedette staminali, si sono dovuti aspettare 20 anni, cioè nel 1981. Ecco, lei mi sta parlando di topi, ma nell'uomo? E nell'uomo ci sono voluti praticamente altri 20 anni, perché è stato soltanto nel 1998 che l'equipe dell'americano James Thompson riuscì a isolare cellule staminali dall'embrione umano. Io ho l'impressione che si parli sempre di questo argomento come di una ricerca di laboratorio, senza pensare che invece sono coinvolte molte vite umane. Se ne parla tantissimo di staminali, direi che i giornali ne hanno parlato molto, però ne hanno, è vero, parlato molto, soprattutto se a essere coinvolti erano personaggi famosi, per esempio l'attore Christopher Reeve, che era quello che impersonava Superman, che volava sopra i cieli di New York, è propugnatore di una campagna di informazione a favore della ricerca sulle staminali. Lui ebbe un incidente a cavallo nel 95 che gli procurò una lesione del midollo spinale, cosa che lo costringe su una sedia a rotelle perché è tetraplegico. Poi c'è un altro attore, Michael J. Fox, non so se hai visto i suoi vari film, tra cui Ritorno al futuro. Lui aveva solo 30 anni quando è stato colpito dal morbo di Parkinson e anche lui ha creato una fondazione per accelerare e finanziare la ricerca sul Parkinson. Alla fondazione sono andate anche i soldi ricavati dalla sua autobiografia, Lucky Man, un uomo fortunato, che è uscito in Italia l'anno scorso. Da noi Luca Coscioni, colpito da sclerosi laterale amiotrofica, ha creato un'associazione e anche la sua associazione sta facendo una campagna proprio perché si prosegua in modo accelerato nella ricerca sulle staminali. Ma se vuoi saperne di più su questo argomento, visto che ti interessa tantissimo, io ti consiglio di andare a Bergamo, se vuoi prendere nota, dove hanno aperto un nuovo laboratorio di terapia cellulare genica che si chiama Gilberto Lanzani, presso l'unità di ematologia degli ospedali riuniti di Bergamo. Grazie, credo che ci andrò domani. Arrivederci. Ciao Giulia, sono sul treno e sto andando verso Bergamo a procurarmi altre informazioni. Tu hai letto gli appunti che ti ho mandato via email? Ah sì, sono molto interessanti. Buon viaggio! Avanti. Buongiorno. L'aspettavo. Allora ci vediamo dopo per la riunione. Venga, che le faccio vedere il laboratorio. Allora, c'è questa parte in cui stiamo adesso, che è esterna alla struttura di manipolazione delle cellule vere e proprie che è qui al nostro interno. Quando parliamo di GMP o di buone pratiche di laboratorio GMP, ci riferiamo a delle norme molto strette di manipolazione che garantiscono la massima sicurezza del prodotto che manipoliamo. E a cosa serve tutto questo sistema di sicurezza? E tutto questo serve a garantire le cellule staminali che produciamo dal punto di vista della sicurezza assoluta per il paziente che le riceverà e anche a garantire l'operatore dalla possibilità di contaminarsi e di contaminare l'ambiente. Quindi abbiamo una parte esterna, che è questa, e comunichiamo con l'interno attraverso questo tipo di strutture a porte interbloccate, per cui lei può aprire una porta quando l'altra è chiusa e viceversa, in modo da poter passare del materiale ma non ammettere mai il passaggio diretto fra l'interno e l'esterno.
Allora, da qui arriveranno le sacche contenenti il midollo, che saranno poi processate all'interno della struttura in GMP. Ma il campione contenuto proviene da un malato? Dunque, ci sono due possibilità. O proviene da un malato, in questo caso facciamo un trapianto che si dice autologo, cioè le cellule staminali del malato tornano al malato dopo essere state purificate di cellule leucemiche, o abbiamo invece un donatore normale che dona il suo midollo per un ammalato. Questo è il caso del trapianto allogenico. E anche in questo caso purifichiamo le cellule staminali sempre nella facility in GMP. E quante staminali ci sono nel midollo osseo? In questa sacca, dove c'è circa 1,5 litri di midollo, ci sono 200-300 milioni di cellule staminali che vengono purificate e arricchite nella struttura attrezzata. Questa è la sacca che contiene il midollo del donatore. Adesso noi attraverso il pass box la passiamo nella parte di manipolazione in GMP perché venga processata e le cellule staminali in essa contenute vengano purificate. E poi recupereremo queste cellule staminali per andarle a congelare. Quindi mettiamo la sacca all'interno del pass box e lo chiudiamo. E un operatore che sta lavorando al di là nella struttura in GMP prenderà adesso la sacca per portarla a processare. Il criterio fondamentale di queste strutture è la tracciabilità di tutto il processamento, cioè tutto quello che noi facciamo all'interno di queste strutture per lavorare su questa sacca e purificare le cellule staminali deve essere registrato in computer. Chi è l'operatore, a che ora sta lavorando, in quale camera sta lavorando, con quali terreni sta lavorando, con quali pipette, in quali condizioni ambientali di temperatura, di umidità. Tutte queste informazioni vanno registrate automaticamente in un computer e saranno sempre di accompagnamento alle cellule staminali purificate da questa sacca. Quindi avremo una sorta di storia della manipolazione cellulare di queste cellule che le accompagnerà sempre fino alla trasfusione nell'ammalato. Ecco, mi può spiegare quali sono gli utilizzi clinici principali delle cellule staminali? Sì, il principale utilizzo della staminale è ricostituire l'ematopoiesi di un ammalato. Un ammalato con leucemia e linfoma viene trattato con alte dosi di terapia e in qualche caso anche di radioterapia per distruggere completamente le sue cellule leucemiche, le cellule del sangue, sia le cellule normali, circolanti, residue, che le cellule trasformate. A quel punto l'ammalato riceve le cellule staminali da un donatore che ricostituiscono tutto il midollo e poi tutte le cellule del sangue di questo ricevente. Quindi riparte l'ematopoiesi normale di un donatore dentro il corpo di un soggetto ammalato che è stato trattato precedentemente. E oggi quali sono i risultati? Beh, diciamo complessivamente, oggi siamo riusciti ad arrivare a oltre il 70% di cura dei casi di leucemia del bambino, mentre invece nel caso di leucemia dell'adulto i risultati sono ancora un po' peggiori e in particolare ci sono leucemie come la leucemia linfoblastica dell'adulto in cui anche col trapianto effettuato in condizioni ideali non siamo oltre un 40% di cure di questa malattia. In questa sacca abbiamo messo le cellule staminali del midollo che abbiamo purificato nella stanza in GMP e adesso quello che facciamo in questo locale è congelare questa sacca all'interno dei contenitori di azoto liquido, portandola quindi a una temperatura inferiore ai 200 gradi centigradi. E perché viene congelata? La sacca viene congelata per conservare per molti anni le caratteristiche ideali di queste cellule, che possono essere scongelate e recuperando in pieno la loro vitalità, anche a distanza di 10 o di 20 anni. Quindi sono utili per molto tempo? E quindi sono utili per molto tempo, quindi possono essere utilizzate quando un ammalato, per esempio, dovesse ricadere dalla malattia a distanza di anni. In quello schermo lei vede il monitoraggio al computer di tutti i contenitori di azoto, quindi lei può scegliere quale utilizzare in questo momento per congelare questa sacca.
con questo apparecchio, che è un normale lettore di codice a barre, lei legge il codice a barre sulla sacca, così che automaticamente avrà per sempre identificato questa sacca e saprà esattamente dove è stata congelata e per quanto tempo. E con quest'altro apparecchio può programmare in modo automatico la discesa della temperatura durante il congelamento in modo da congelarla in modo ideale. Capito, grazie. Ciao Giulia, mi hai cercato? Sì, Luca è all'università. Luca? Sì, Luca. È qui? Sì. Ma come? Giù in corridoio. È giù in corridoio? Sì. Dai, grazie, allora vado subito. Ciao, grazie.